Il circuito del Mugello, immerso fra verdi colline, sembra un posto sperduto. In realtà si trova a meno di 20 minuti dalla romantica e storica Firenze. Il circuito invece è un esempio di modernità. Risistemato con investimenti Ferrari qualche anno fa, offre le strutture migliori di tutto il calendario e si preannuncia la pista più emozionante del programma, come spiega Kevin Schwanz. Al Mugello bisogna avere una moto molto efficiente, che curvi in modo facile e veloce. È un circuito pieno di chicane, di cambi di direzione. Basta che la moto pieghi bene ed è possibile ottenere buoni risultati. L'aspetto stimolante al Mugello è che appena si esce da una curva bisogna impostarne subito un'altra, concentrandosi sulle linee da seguire per dare il meglio. Ci sono anche brevi rettilinei dove si può accelerare per entrare veloci in curva e uscire impostando già quella successiva. Fare un buon giro al Mugello non è facile. Si cerca di spingere all'inizio di ogni curva, rischiando di commettere errori e di compromettere l'uscita per riparare i danni. Qui decisamente la chiave è uscire bene dalle curve. È difficile fare previsioni sul risultato di domani, ma non vedo grandi minacce all'orizzonte. Le qualifiche sono una cosa diversa. Si può anche fare un giro più veloce di tutti, ma è un risultato fine a se stesso. Certo, non è facile fare un giro veloce, ma nel motociclismo un successo nelle qualifiche non significa molto. In realtà siamo in quattro in pole, perché partiamo tutti dalla stessa posizione. Non ci sono grandi differenze. Non importa che numero sei, basta essere in prima fila. It really doesn't matter where you are as long as you're on the front row. Classe 500 qui in scena al Mugello ed eccolo qui. Kenny Roberts, tutto pronto per il suo box. È andata bene per Luca Cadalora nella sessione di prove. La sua Yamaha davvero ha reso al punto giusto. Concentrazione qui in casa per il pilota italiano che praticamente è come se fosse nel suo lettuccio caldo qui al Mugello. E qui abbiamo Chandler invece, l'americano con l'HGO del team Agostini, ottima prestazione per lui, una bella bionda anche al suo fianco. Ma lì davanti c'è anche Mick Doohan, l'americano assettato di punti più che mai, è il numero uno del campionato del mondo, il campione del mondo in carica, e là dietro Kevin Schwanz, perché in prima fila c'è Barros. Beh, eccola qua dunque la prima fila, Cadalora, Chandler, Doohan e Barros, come ricordavi tu. Seconda fila invece per questi piloti: Kosinski, Cribie, Schwanz e Ito. Dunque prima e seconda fila davvero nutrite di grandi campioni. Ma la terza abbiamo Alberto Puig, lo spagnolo, seguito da Bitti, Loris Reggiani, un altro beniamino di casa, dunque anche per lui possibilità di fare bene qui al Mugello. Vedete il pubblico comunque accorso ancora una volta in massa, ma attenzione, la partenza emozionante di questa 500. Cadalora, l'uomo che ha fatto il miglior tempo durante le prove, vedremo se questa volta la partenza lo favorirà. Non è mai stato così in questo campionato. Infatti parte bene Schwanz sulla destra, ma attenzione anche a Kocinski all'interno. Infatti attenzione alla staccata limite
di Schwanz. Forse Duana mettersi in mezzo, rompere un po' le uova nel paniere lì davanti. L'australiano è partito bene, come sempre Cadalora è rimasto un po' indietro, non è il suo forte la partenza, vedremo se riuscirà a recuperare in queste fasi. Intanto però è la cagiva di Kocinski a inseguire la Suzuki di Schwanz. E guarda comunque che partenza, che gran partenza di Schwanz con la sua Suzuki, è riuscito davvero a partire dalla seconda fila e a superare gli altri. Kocinski poi non si è fatto superare da Duan, da Crivillé, da Barros, dagli altri, però grande davvero determinazione, grande corsa. E infatti non è quella di Duan, ma è quella di Crivillé, l'onda lì davanti, avevamo visto male, ma l'australiano lì dietro alla moto di Cadalora. Sono le prime battute di questo Gran Premio. Kevin Schwanz cerca subito di allungare, di guadagnare qualche metro nel confronto degli avversari. Rivediamo la partenza intanto, semaforo verde, sembra regolare, sulla destra ci prova Barros che taglia un po' Schwanz, s'arrabbia anche il pilota texano con il suo compagno di squadra, mentre sulla sinistra Kocinski addirittura passa sul cordolo. Una partenza davvero ad altissima tensione, mentre Kevin Schwanz comincia ad allungare. E allunga il campione del mondo in carica, che quest'anno ha dovuto subire il ritorno di Mikael Duan dopo l'incidente tragico del 92 con ferite davvero profondissime che hanno messo a repentaglio non soltanto la sua gamba ma addirittura la vita stessa del pilota fuori classe australiano. Mick Duan però è reduce da 4 vittorie consecutive e su 7 Gran Premi ne ha vinti ben 5, dunque il cannibale viene chiamato, non ha lasciato davvero scampo agli avversari finora. Vediamo se Schwanz riuscirà a tornare in sella a questo moto mondiale. Eccola qui la staccata di Kevin Schwanz, lui con la sua Suzuki numero 1 che fino a questo momento ha un po' subito lo strapotere della Honda, sembrava dover esservi meno margine tra le due moto, invece probabilmente qualche cavallo di troppo in più per la Honda rispetto alla Suzuki. Fa molta fatica il campione del mondo davvero a vincere come invece aveva fatto agevolmente l'anno scorso. Intanto qui siamo dentro nel cupolino della Honda di Crivillé. Secondo la definizione di un famoso esperto, Duan guida come un ragioniere la sua moto perfetta, mentre deve essere un artista Schwanz a inseguirlo con una moto che invece perfetta non è. Ma il pilota texano ci ha abituato a vere e proprie imprese, lo ricordiamo, lui Kevin Schwanz, 1,94 m di pilota, una statura straordinaria per questi ragazzi che sono più simili a Fantini che a cestisti. Lui in sella la sua Suzuki sembra davvero su un triciclo, a volte la domina come fosse una bicicletta. È un grande davvero in tutti i sensi, sia di stazza sia di personalità, ovviamente Schwanz, che ha impressionato l'anno scorso con questa sua grinta comunque nella guida, che ha impressionato i tifosi e soprattutto li ha entusiasmati, giustamente anche. Ma sai, Kevin Schwanz intanto ha già vinto un mondiale, quindi il suo tassello l'ha già messo nel posto giusto, nel puzzle della sua carriera, ma al di là delle vittorie è un pilota che resta nel cuore dei tifosi perché fa divertire, fa rendere davvero al massimo i mezzi di cui dispone, poi non lesina spettacolarità in tutte le circostanze. E qui abbiamo una bellissima inquadratura dalla telecamera di bordo della moto e qui in questo caso attenzione, un sorpasso. Crivillé si porta alle spalle di Kocinski, scatenato lo spagnolo della Honda che addirittura da paga in questa fase della gara al super Mick Duan, lo lascia dietro e si butta all'inseguimento della cagiva dell'uomo con il casco dell'Aquila Reale. È un uomo che comunque quest'oggi sta davvero dominando in queste battute iniziali del Gran Premio, manca ancora molto comunque. Grande soddisfazione anche sugli spalti, il pubblico italiano ovviamente apprezza, è un pubblico di intenditori. Pubblico di intenditori, naturalmente il tifo va ai piloti italiani, in subordine alle moto italiane, la cagiva in questo caso sta ripagando le migliaia di spettatori che sono arrivati e questo
Attenzione, Loris Reggiani con la Aprilia, una delusione purtroppo l'ennesima in questo mondiale sfortunato per l'Aprilia, per Reggiani, ma attenzione l'attacco di Duan ai danni di Kocinski, eccolo qui il cannibale che fa vedere di che pasta è fatto. E qui è stato davvero in grande nell'infilata prima a Crivillier e poi a Kocinski, dunque Duan ora si porta all'inseguimento di Schwanz e la legge ancora del più forte potrebbe farsi sentire qui in Italia. D'altronde abbiamo detto ha vinto un sacco di gran premio quest'anno. Ma intanto è Schwanz a fare l'andatura di questa corsa, l'inseguimento a questo punto, tirare il gruppo degli inseguitori è Mick Duan, quindi c'è da stare certi che questa distanza in pochi giri sarà colmata, perché Duan lo vediamo davvero determinato con una moto che va proprio bene, non ha problemi in questa prima fase del Gran Premio del Mugello. Intanto però abbiamo visto anche Cadalora, lo vediamo là col numero 5, dopo una partenza non esaltante è ritornato nel gruppo dei battistrade e dunque può davvero dimostrare ancora la sua classe, qualche difetto per lui di personalità come ricordi tu, però grande soprattutto classe cristallina. Classe cristallina, ma il gruppo alle spalle di Schwanz e di Duan è ancora molto compatto, li vediamo qui i protagonisti, questo è Crivillier inseguito poi da vicino da Kocinski e quindi anche da Cadalora che è ancora assolutamente in partita. Intanto eccoli qui gli uomini della Yamaha, c'è anche Daryl Bitti e poi Chandler alle loro spalle e poi ancora Ito con l'altra onda a chiudere il gruppo e Puig non molto distante, ancora tutto da giocare lì dietro, una gara apertissima, molto bella qui al Mugello quest'anno. E chi temeva che il cannibale Mike Duan potesse mettere il sigillo da subito e rendere noioso questo Gran Premio è stato davvero smentito in questa circostanza. È un bellissimo Gran Premio per fortuna, per soprattutto la gioia di tanti appassionati. Bella questa lotta tutta in casa Yamaha tra Cadalora e Bitti che si alternano nelle posizioni alle spalle di Kocinski che riesce però a tenere la sua cagiva per il momento davanti alle Yamaha. Vedremo cosa potrà succedere, sembra Cadalora quello più agguerrito e più vicino, eccolo qui proprio a mangiare la ruota a Kocinski. Intanto Barros e Puig che inseguono e chiudono il gruppo degli inseguitori che resta tuttora molto compatto. Molto compatto il gruppo degli inseguitori, una gara emozionante, guardiamo qui dalla telecamera sulla coda di Crivillier, dello spagnolo Crivillier. È una bellissima inquadratura anche se dà l'idea della velocità incredibile che una telecamera comunque non può mai rendere come nella verità. Assolutamente, dal vivo queste moto sembrano davvero sfrecciare come missili sulla pista, la sensazione on live è diversa anche se le riprese on board sulle moto sia da cupolino sia dal codone sono davvero suggestive. E qui abbiamo intanto ancora Crivillier inseguito da Cadalora, un duello nel duello, il pilota italiano che conosce a menadito questo circuito, ovviamente essendo quello di casa riesce a imporsi, e qui invece abbiamo visto Kevin Schwanz davvero attaccato da Mick Duan, l'australiano è lì ormai, mentre Crivillier se la deve vedere con Cadalora. Sembrano questi i piloti in questa fase della gara ad essere più grintosi. Intanto l'attacco di Mick Duan ai danni di Kevin Schwanz, l'avevamo detto, il divario tra i due si sarebbe presto colmato, sembra davvero troppo determinato l'australiano. È davvero un attacco senza mani, senza né, davvero senza davvero problemi per questo pilota, che moto potente però che ha a disposizione Duan, anche in questo caso lui è un grande, però la moto va di più. Ma la moto quest'anno, la Honda, si è dimostrata di gran lunga più forte, più potente, ma anche più affidabile della Suzuki. In mano a un campione come Duan, e beh, diventa davvero un'arma letale. Vediamo il replay, gustiamo però dal punto di vista tecnico. E qui è davvero fortissimo Duan, perché esce all'esterno dalla prima curva, entra nella chicane molto forte, difficile tenere in traiettoria la moto e mantenere la corda della curva, invece non molla il gas, Duan riesce a inclinare bene la sua Honda e stare davanti alla Suzuki. Un modo
particolare anche di guidare, un modo magari scomposto per quanto riguarda l'eleganza sulla sella, però grande efficacia. Sì, è scomposto e soprattutto non è elegante, come hai detto tu. Mick Doohan ha un modo davvero strano di affrontare le curve, torce il busto anziché inclinarsi verso l'asfalto, modo strano che però è tremendamente efficace. Intanto l'attacco di Cadalora, i danni di Crivier, Cadalora qui davanti al pubblico di casa, davanti al suo pubblico, vorrà davvero far vedere qualcosa di più rispetto a quanto fatto fino adesso. Ed eccoci qua, siamo tornati ancora al Mugello, un gran premio emozionante nonostante il dominio di Mick Doohan in questo moto mondiale. Anche quest'oggi sta facendo bene, invece vediamo Roberts. Kenny Roberts guarda nel monitor e dice sì, ce la può fare, ha ragione. Vediamo bene Cadalora qui al Mugello che si è buttato all'inseguimento dei primi e li ha raggiunti. Il gruppetto di testa dunque Mick Doohan, Kevin Schwantz e Luca Cadalora su Yamaha. E Mick Doohan deve dare davvero il meglio di sé per mantenere concentrazione, per effettuare una guida limpida, cristallina, per arrivare al meglio comunque delle condizioni nella parte finale di questo Gran Premio. È davvero avvincente gli oltre 30.000 spettatori arrivati in gran massa sul circuito del Mugello, hanno da gustarsi una gara davvero importante. Intanto è Cadalora a buttarsi all'attacco di Schwantz, vediamo all'interno chi staccherà meglio. E all'interno la corda migliore ce l'ha Cadalora e si porta in seconda posizione. Bravo Luca! E guarda, intanto Crivier viene superato, credo, da Kocinski, e dunque lui, vediamo il posteriore della sua cagiva che mette comunque pressione su Crivier. Bella anche la gara nelle retrovie, per così dire, anche se il gruppetto è intanto l'altra cagiva, quella di Chandler a passare davanti. Crivier probabilmente qualche problema oppure un'impostazione sbagliata nella curva, ma qui ce la godiamo tutta questa sfida 3 tra Honda, Yamaha e Suzuki. Honda, Yamaha, Suzuki, una sfida nella sfida, tre marche diverse, ognuna con le sue caratteristiche, con le sue peculiarità. In questo caso Doohan però ha ancora il favore del pronostico, Cadalora ci sta davvero però impressionando. E beh, Luca qui corre in casa, non può permettersi di fare figuracce, quantomeno deve dare il tutto per tutto e attaccare Mick Doohan. Kenny, è una gara molto serrata, sei nervoso? Sì, e guardarla sul monitor è peggio. Grande Kenny Roberts, dunque forse il migliore di tutti i tempi. Ma questo forse è un po' azzardato, non possiamo dimenticare i nostri Agostini, gli americani stessi, Fast Freddy. Freddy Spencer fu un grandissimo, vinse nello stesso anno il 250 e la 500, sicuramente però uno tra i migliori di sempre. Ma questa è la lotta per la vittoria tra Michael Doohan e Luca Cadalora, e alle spalle loro c'è la Suzuki sorniona ma pericolosa di Kevin Schwantz. Ma Cadalora, che personalità, altro che difetto in questa circostanza, sta davvero attaccando Mick Doohan, che non è secondo a nessuno, e lo sta incalzando da vicinissimo. E qui se la giocheranno fino all'ultima curva questi piloti. Mick Doohan ha la moto più veloce, ma sa di avere dietro il pilota che corre in casa. E che casa, signore e signori, il Mugello, la perla dei circuiti italiani, anche se ce ne sono parecchi altri importanti, però bravissimo Luca Cadalora, sta davvero facendo bene. E qui la bagarre è apertissima, ma vediamo il team Suzuki. Gary, ho parlato con Kevin ieri sera e mi ha detto che il polso gli fa molto male. Fuori dalla Lucky Strike Suzuki nessuno si aspettava molto da lui, e tu? Francamente non mi interessa come si piazza oggi. Nessuna persona normale sarebbe salita in moto al posto suo. La sua è una prestazione eccezionale, comunque finisca. Ha dimostrato grande tenacia ed è stato assistito bene dai medici. Attenzione, non inquadrato intanto Kocinski, è andato fuori pista il pilota che era nelle prime posizioni, e qui Chandler si ritira. Grande sfortuna per la cagiva qui nel Gran Premio d'Italia, sfortuna doppia dunque per i piloti. Questo è un contrariato Chandler che, immusonito giustamente, molla la sua moto nella mano dei meccanici, e questa è la battaglia per la vittoria. Non vediamo più nemmeno Schwantz, è successo qualcosa anche alla Suzuki perché stanno andando via Mick Doohan e Luca Cadalora. La terza posizione di Schwantz è sfumata, non lo vediamo più ripreso dalle telecamere, cercheremo di capire cosa sia successo. Una brutta giornata per l'Italia e per la cagiva, vero? Sì, bruttissima. In un giro abbiamo perso due piloti.
E qui è anche peggio, vero? Sì, perché ci aspettavamo di fare una bella gara in casa. I due piloti erano in ottima posizione e stavano andando bene, sia Doug che John. Ormai è fatta. Pensiamo alla prossima. Sì, sarà per la prossima volta, per la cagiva. Questo spirito sportivo bisogna averlo. È la legge dello sport. Dura, ma severa e giusta. Giacomo Agostini non è un pivello, sa come funzionano queste cose, sa che a volte va bene, a volte no. Eccolo qui, intanto, Kevin Schwantz finito nelle retrovie, addirittura dietro a Crivie. Qualche problema per la sua Suzuki, probabilmente, oppure un errore del texano. Più probabile la prima ipotesi, perché a questo punto non riesce neanche a superare Crivie, riportarsi davanti. Allora la battaglia è tutta tra questi due signori. Mick Doohan che cerca intanto di allungare su Luca Cadalora. E un po' c'è riuscito Mick Doohan, non sente più il fiato sul collo di Cadalora, qualche metro, pochi in realtà in termini assoluti, ma in termini relativi per questo Gran Premio già sufficienza per lui per essere più tranquillo. E vedi qui quando si dice della grinta di Cadalora, forse non sentendo più la pressione. Attenzione, Crivier, la moto di Crivier è uscita di strada. L'avevo visto mentre eravamo on board, mentre eravamo con la telecamera di bordo. Crivier se n'è andato per la tangente. Per fortuna si è ripreso, ultimo giro, Mick Doohan è in solitaria, Cadalora non è sul suo collo, come si suol dire, ha mollato un po' il pilota italiano, dicevamo prima, forse non avendo più la pressione di Schwantz alle sue spalle, ha davvero un po' mollato. E qui arriva, ed ecco qua che ha finito questo Gran Premio secondo Cadalora. Gran Premio emozionante, tante le cadute, per fortuna non con conseguenze serie. Qui il team comunque di Cadalora è soddisfatto. E qui probabilmente alla fine della fiera è arrivato terzo comunque Kevin Schwantz, vedremo. Eccolo qui infatti, questa è la classifica finale: Doohan, Cadalora, Schwantz, Puig e Ito, con l'uscita nell'ultima curva in pratica di Alex Crivier. Poi abbiamo Bitti, Barros, Garcia, McKenzie e Lopez Meia con la Yamaha. E qui la soddisfazione di Kevin Schwantz. Lui è sempre contento anche quando le cose vanno male. Qui probabilmente si sta spiegando con i suoi meccanici, poteva andarli peggio. Ecco allora la classifica mondiale. E Doohan dà un altro sigillo alla sua corsa quasi solitaria. 186 punti per lui, Schwantz, Barros, Puig nelle posizioni di rincalzo. E poi tutti gli altri, Luca Cadalora con il suo secondo posto si mantiene nelle zone alte, ma ancora molto distante da quest'uomo, Mick Doohan, che per l'ennesima volta sale sul gradino più alto del podio in questo Gran Premio d'Italia del Mugello. Abbiamo fatto del nostro meglio questo weekend e continueremo così. A tutti piace l'idea di vincere un campionato, ma se non ci riusciremo ci accontenteremo dei risultati ottenuti e andremo avanti come abbiamo fatto finora.